Forse voi non lo sapete molto, ma Aldo era un uomo di fede sincera, profonda. Pregava, l'ultima volta l'abbiamo visto qui, sulla prima banca della chiesa, a partecipare all'Eucaristia. Pregava, riceveva con umiltà l'Eucaristia quando si riusciva ad andarlo a trovare in casa. Perché tutta la sua tradizione era in questa prospettiva. In Cristo ha creduto e ha sperato. Soliti conti benevoli, dico purtroppo, proprio mi sarebbe piaciuto parlare di più con lui ed avere anche tanti consigli. Lui aveva proprio quella figura del papà, che non è sa solo lavorare ma sa anche insegnare, e tutto quello che ha creato lui qui a Cantù, che ha fatto diventare importante a livello mondiale questa squadra, questa città, anche per la pallacanestro. Quindi penso che sia stato un insegnamento a tutti, la creazione di una squadra costruita sul territorio, quindi un'attenzione al settore giovanile, si è contornato di grandi professionisti, ottime scelte, ma soprattutto ha creato questa cosa fantastica che era il college. Quindi la sua intenzione era: si costruisce il giocatore, ma si pensa anche a quello che è la costruzione dal punto di vista umano e mentale anche dei ragazzi. E poi magari alcuni non sono diventati campioni come Marzorati, Antonello, Bosa, ma si sono fatti strada nella vita normale di tutti i giorni. Ultimamente, in ultimi tempi, sono scomparsi il signor Rubini, che è stata la leggenda per Milano, adesso il signor Allievi, che è stata la leggenda per Cantù, ma due persone che hanno costruito una pallacanestro moderna e hanno insegnato a tutti come si lavora nel basket.